check the mic and make sure it sound right, boys. Ciao a tutti ragazzi, Matte Waller, carico, sempre carichi. Allora, questa è una bellissima musica, sempre dopaminica, assolutamente, è di un genere abbastanza un po' lento così, però che fa salire la dopamina, ok. Allora ragazzi, abbassiamo un po', io vi voglio dire una cosa, una domanda. Sei grosso e forte, o meglio, anche forte, ma primariamente nel culturismo è: sei grosso e magro? Domanda. La risposta, se la risposta è no, sapete cosa vi dico? Colpa tua, assolutamente, mi spiace. Allora, questo discorso è rivolto soprattutto a chi si allena da un certo tempo e ha fallito. È ovvio che un ragazzo, scusate, molto giovane, un ragazzo, o comunque chiunque, è ancora le prime anni del culturismo, il primo anno, è precoce dire questa cosa, e quindi non è rivolta a loro. Però attenti, se anche avete iniziato da poco la strada del culturismo e non è quella giusta, voi dopo un tot di anni, vari anni, vi ritroverete ad avere fallito. Chi ha già fallito, cioè appunto quelli che salivano da tempo e non solo così, hanno fallito. È andato di fatto, cioè ragazzi, allora io non sto parlando del fitness, fisichetto magro, così magrolino, in forma, diciamo, che è anche una cosa, diciamo, bella, però io sto parlando del culturismo, cioè l'aspetto del culturista grosso, con le misure, i volumi, e magro, ok? Magro, cioè quando ho scolpito, i muscoli definiti, ecco. Se non avete raggiunto questo risultato, ragazzi, avete fallito, cioè tutti che stiamo a girarci intorno. Bene che vada, siete dei mediocri. Questo è, ovviamente mi rivolgo in natural, Lasciate stare i bombaroli, quelli sono falliti già in partenza, e comunque su quelli sono illusioni temporanee. Difatti su questo punto adesso ci arrivo un attimo, perché vedete, io stesso per vari anni, agli inizi della mia carriera del culturismo, ero un fallito, come voi, magari come tu che mi stai guardando adesso, ero un fallito. Perché? Perché mi sono allenato per anni seguendo certi presunti maestri o certi campioni, seguendo certe metodiche, e semplicemente anno dopo anno non succedeva niente. E questa è la cosa che mi lasciava perplesso. Dico, qua c'è qualcosa che non va, faccio le cose che fanno loro, che dicono loro, perché non... Da premettere che io come riferimento avevo proprio, cioè, i campioni, quindi quei metodi lì, non avevo riferimenti di persone reali nella vita. YouTube poi all'epoca non c'era, cioè, voglio dire, c'era, ma non c'era questa adesso grande scelta di questi tutti i canali tematici. Quindi a un certo punto poi ho capito che la strada era sbagliata, semplicemente perché seguivo i metodi di gente bombarole, campioni erano tutti bombaroli, quindi si allenavano 6 giorni a settimana, senza logica, casaccio. Loro miglioravano e io no, ok. Quindi attenzione, adesso io vi farò, poi perché c'è un altro rischio poi, anche tralasciando i campioni dopati, ci sono altre categorie di persone che non possono essere assunti a maestri, questo per vari motivi. Allora, adesso io vi farò una tipologia, no? Il panorama è immenso, se andate qui nel web è immenso il panorama di gente che si propone come maestri, ti insegno io, ti spiego come diventare grossi, ti spiego come migliorare, come avere braccia grosse, come avere spalle grosse, come diventare forti, è pieno, no, giusto? Bene, facciamo una tipologia. Se voi riuscirete a evitare queste tre tipologie, tre che vi dico adesso, già avete fatto tanto, perché comunque eviterete di fare cose inutili, quindi di sprecare la vostra vita. Se poi, oltre a questo passo importante, decidete anche, cioè una volta che avete capito cosa non fare, se capirete anche cosa fare, allora a questo punto la vostra strada sarà verso il successo e non verso il fallimento. Allora, generalmente sono categorie così astratte, poi voi guardando in giro, qui ci sono centinaia e centinaia di esempi, valutate voi
chi rientra in questa categoria, questa, quella, ok? Per esempio, una categoria abbastanza che c'è in questo nostro mondo è questo. Si tratta di ex agonisti bombaroli. Attenzione, ho detto ex agonisti bombaroli, cioè gente che ha gareggiato per anni con i farmaci, che magari ha raggiunto certi livelli fisici, magari non sono mai andati a Mister Olimpia, vabbè, adesso siamo stati. E dopo che a un certo punto hanno smesso di gareggiare, hanno smesso di bombarsi e questo loro patrimonio di successi, no? Li pongono e dicono: avete visto, io ero così, ho vinto delle gare, ero così, quindi io ne capisco, venite a me e vi insegno come sono diventato così in sostanza. E i ragazzi magari ci vanno: oh cavolo, guarda come era in gara, guarda come era tosto, questo ne capisci bene. Il fatto è che questa gente qui, poi smettendo di prendere la roba, cioè, i fisici che avevano là in gara sono spariti, non ci sono più. Cioè, allo stato attuale sono praticamente riconoscibili. Tanto è vero che uno lo guarda e dice: ma siete la stessa persona? Sì, ma come mai? Non sembri. Beh, vabbè, ma lì eri in gara, però non mi dice, lì ero in gara e mi bombavo, non me lo dice. Attenzione. Quindi, ecco, allora, secondo voi di cosa potete attingere da patrimonio tecnico? Spiegatemi. Dopo che loro sono diventati in nulla, perché nulla erano, cosa può dirvi? Cosa può insegnarvi? No, perfetto, su questa cosa. Quindi questo è già un esempio di come uno sicuramente lì, un natural, segue una strada sbagliata. Altra categoria, così sempre in modo astratto di certe tipologie, ci sono, attenzione, ci sono io li chiamo i natura mediocri, cioè sono persone che, adesso qui non ha importanza che siano stati agonisti o meno, lo sono, non ha importanza. Sono persone che, diciamo, fisicamente si vede che non prendono farmaci, perché si vede, cioè si vede con l'occhio clinico, attenzione, se siete ingenui, stolti, vi fate fregare, io generalmente lo vedo. E quindi gente che non ha assunto farmaci, hanno un buon fisichetto, no, ce l'hanno, non dico mica. Qualche muscoletto ce l'hanno, insomma, magari anche magri, abbastanza. Un bel risultato, diciamo, ma sempre, diciamo, non oltrepassa la mediocrità. Cioè, se uno dice: vabbè, a me va bene questo tipo di fisico, carino, da fitness, che lui l'ha avuto, quindi se l'ha avuto mi sa spiegare come fare, io mi affido a lui, ci può stare, ma sappiate che poi il vostro limite, il vostro target è quello. Ok? Cioè, se costui non vi esalta, perché è mediocre, non vi esalta, magari voi siete abituati a vedere le foto dei campioni. Cioè, ma bene che vada, arrivate a quel livello lì, bene che vada, se no anche meno, quindi anche questa è una scelta che dovete fare. Io lo chiamo sempre fallimento, per me questo, nell'ottica del culturista ambizioso, io lo chiamo sempre fallimento, cioè ambire a un fisico mediocre. Poi c'è un'altra categoria, diciamo, queste sono le più patetiche, ispirano anche sentimenti di tenerezza, di compassione. No, veramente. Ci sono persone che praticamente non hanno veramente nulla, ma dico nulla di fisicamente mostrabile. Cioè, sembra gente, io spesso dico che sembra gente uscita da una casa di riposo, non è per mancare di rispetto ai nostri anziani, ai nostri nonni, ai padri che sono lì. Sono persone che sono lì per dei motivi, poverini, quindi massimo rispetto. Però se uno mostra un fisico che onestamente è patetico, e magari uno che si è allenato da una vita, voi che cosa dite? Questo ha avuto successo nel culturismo? Io lo chiamo un fallimento, cioè più totale di questo non può esistere. Io ho 60 anni, il mio fisico tutti i giorni lo metto, esalta i ragazzi, esalta gli uomini, esalta le folle, quindi. Pensate alla differenza. Quindi ecco, ci sono certi fisici, diciamo, che veramente proprio non, cioè, non hanno meno di niente. Cioè, e quindi come si fa? Ripeto, ispirano tenerezza, ma anche tanta depressione. Cioè, non motivazione, esaltazione. Come fa il fisico di Master quando posa, ragazzi, sei esatto, Master, ma sei incredibile, sei enorme, sei. Che braccia, che gambe, che deltoidi. Il personaggio deve ispirare motivazione, non depressione. Cioè, se qualcuno vi ispira depressione, perché fisicamente non c'è niente,
Magari forse non si è anche mai allenato, perché magari qualcuno dice no, perché io mi sono allenato, a vederlo non sempre, però. Ma comunque se vi ispira depressione, non motivazione, cioè lì voi che cosa vi aspettate? Di diventare superlativi? Capite? Cioè al di là del lato tecnico, che se hanno fallito su se stessi, falliscono anche su di voi, è proprio cioè se vi manca la motivazione dell'esaltazione che vi dà il personaggio, è finita. Come fate? Quindi ecco, se voi riuscite a riconoscere in queste tre così astratte tipologie qualcuno che magari secondo voi possa ispirarvi fiducia, analizzatela su queste basi che vi ho detto. Se poi comunque sia volete proseguire su quella strada, ovviamente una scelta sempre personale, proseguite pure. Ma se riuscite già a evitare queste tre categorie, ripeto, avete già fatto molto perché avete evitato le cose inutili. E quindi quando si evitano le cose inutili già un passo avanti. Poi c'è la successiva opzione che è quella che vi porta successo. Allora, scartate le cose inutili. Dov'è la cosa utile? Bisogna trovare la cosa utile. E quindi arriverete a successo. Ecco, allora, io mi pongo io come questa alternativa perché? Ma è semplice. Perché innanzitutto, non avendo mai assunto farmaci tutta la mia vita, nonostante mi dicono che sono dopato, ma questo a me fa piacere perché è il massimo trionfo per un natural. Quindi, essendo natural da sempre, già, questa è una garanzia. Seconda garanzia, non ho un fisico mediocre. Master è amato, odiato, ma nessuno può dire che ho un fisico mediocre. Anzi, ripeto, mi danno del dopato proprio perché. Quindi non sono mediocre. E soprattutto non ispiro compassione e tenerezza quando uno vede il mio fisico, esprime esaltazione. Cioè, non è che uno vede il fisico di Master, oh poverino, mamma mia quanto è deperito, oh, sembra uno che poverino stava in una casa di riposo. Quindi il fisico di Master esprime tanta esaltazione. Queste sono le cose che contano, cioè non sono dopato, esprime esaltazione e ha un fisico superlativo. Secondo voi? Ci può essere un'aspirazione di imparare qualcosa di buono, anche perché mi alleno da 40 anni e si vede, perché c'è gente che si allena da 40 anni e non si vede niente, quindi ecco, queste sono le strade. Ovviamente io ho le mie idee tecniche, le mie esperienze sono quelle che ho fatto io, sono in antitesi con tutto quello che sentite dire in giro di strategie di allenamento, teorie, sono in antitesi, però sono in antitesi anche perché sono quelle che davvero funzionano nella realtà. Ok, quindi io vi ribadisco, concludo con una frase, l'ho già detta altre volte, ma è sempre meglio ribadirla, una frase di un famoso film con Steve McQueen, che era Papillon, era il famoso Papillon, quello di Steve McQueen, c'era anche Dustin Hoffman, magari qualcuno l'ha visto, qualcuno che più o meno a metà, i ragazzi non credo. Guardate, un film interessante, e c'è un momento in cui Steve McQueen, in quella cella, poverino, disastrato, là, prigioniero, fa un sogno, sogna che cammina nel deserto, no? È vestito bene, giacca e cravatta. A un certo punto appare una presenza, una luce, una voce che gli dice: io ti accuso, io ti accuso. E lui dice: no, io perché? Io non ho fatto niente, sono innocente, non, io sono innocente, non ho fatto niente. Perché lui pensava che si riferiva al fatto per cui era in galera, che era una storia un po' complessa, ma non c'entra niente qui. La voce gli ripete, questa voce viene dall'alto, no? Forse poteva essere, forse Dio, non si sa comunque, o forse la sua coscienza. Ti accuso di aver sprecato la tua vita. Lui sentendo questa cosa rimane un po' basito, poi annuisce e fa sì, colpevole, colpevole, aveva sprecato la sua vita. Si gira e se ne va, cammina nel deserto con questa consapevolezza di aver fallito la sua vita. Pensate che scena emblematica. Voi volete arrivare a questo o far sì che la vostra vita, quantomeno nel culturismo, abbia un senso, un successo? Metteteci sopra. Grazie a tutti, al top.